casa hai un quotidiano, una brochure, il tuo Natale è salvo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ancora decorazioni di Natale, ancora decorazioni low cost. Oggi vedremo come fare una bellissima sfera di carta con rose keeling, con semplice carta di quotidiano o carta di giornali. Anche la carta degli elenchi telefonici è perfetta. Una carta poco grammata, anche la carta delle fotocopie va benissimo per trasformare il nostro Natale in qualcosa di speciale. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra sfera di carta. Il semplicissimo occorrente per creare la nostra sfera di rose in keeling. Allora, un paio di forbici, un vecchio giornale, un quotidiano, un vecchio libro, un pezzettino di fil di ferro, una pallina in polistirolo, del cordoncino, qualunque voi vogliate, della Vinavil ed un pennellino. Prendiamo un foglietto, un pezzo di giornale e strappiamolo. Prendiamo la Vinavil, prendiamo la pallina di polistirolo e prendiamo anche il pennellino. Intingiamo il pennellino nella Vinavil, ecco, spargiamo di Vinavil tutta la pallina. Quindi piano piano appiccichiamo i pezzettini di carta che abbiamo tagliato. Appiccichiamoli e naturalmente passiamoci su anche con la Vinavil. Non importa che sia un lavoro preciso, lo stiamo facendo semplicemente perché così ci sarà più semplice appiccicare sopra le roselline di carta. Ricoperta tutta la pallina di giornale, aspettiamo un attimino che si asciughi. Nel frattempo prepariamo la parte dell'aggancio. Allora, prendiamo del fil di ferro non troppo lungo, inseriamo così a mo' di ferretto il cordoncino che vogliamo diventi poi l'appendino, prendiamo il nostro giornale e disegniamo una bella spirale ampia, così, ampia un bel po' di centimetri, almeno 15, anche 20, più grande sarà la spirale, più grosse saranno le nostre rose, così. Tagliamo tutto ben bene, tagliamo prima il cerchio, che non importa sia un cerchio perfetto, e poi cominciamo a tagliare la spirale. Ora, questo lavoro potete farlo anche impilando quattro foglietti insieme, così farete prima e meglio, perché sennò ci metterete un'infinità di tempo, perché servirà una spirale per ogni singola rosa e il numero delle rose è variabile a seconda della grandezza della pallina che avete scelto. Quindi nel mio caso penso che ce ne occorreranno una ventina, ma lo scopriremo veramente solo alla fine. Quindi intanto cominciamo a fare rose e poi vediamo quante ne servono, ve lo dico alla fine. Alla fine del nostro ritagliare avremo questa sorta di zamperone di carta. Bene, noi prendiamo la parte esterna, io mi avvarrò della rotola carta per il keeling, ma voi potete farlo anche a mano libera, e comincio ad arrotolare tutta la spirale. Arrotola, 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 quello che avrete alla fine, uscendo, sarà questo, questa sorta di rotolino con questo pezzetto in più, che servirà da base della nostra rosa. Pigiate, pigiate bene, quindi lasciate andare la rosellina, non la fate schiudere troppo, lasciatela un attimo, quindi riprendetela immediatamente quando avrà la dimensione che riterrete più opportuna. Adesso prendiamo la colla, mettiamone un pochino sul retro della rosa all'interno in modo da bloccarne tutti i giri,
così e appiccichiamo questa parte sotto in modo che la base rimanga bella pulita e che funga da piano per poter attaccare la rosa dove poi vogliamo metterla. Ed ecco quello che dovete creare: tantissime di queste roselline in carta di giornale o di rivista, opuscolo, carta da musica, carta colorata, quello che vi pare, carta da fotocopia tutta bianca, quello che vi pare. Io adesso ne preparo una ventina. E dopo aver arrotolato per un bel po' sul nostro tavolo sono sbocciate un bel po' di roselline, guardate che graziose. Adesso, fatta asciugare la nostra pallina, io utilizzerò l'attaccatutto, metterò un po' di attaccatutto e appiccicherò la prima delle nostre roselline al centro. Tac. Quindi attorno a questa comincerò a mettere tutte le altre roselline, tutte a giro, guardate. La nostra sfera è tutta completa ed è bellissima. Ora, se volete, potete arricchirla con una caduta di glitter, verrebbe bellissima anche. Io adesso metto il nastrino, che nel mio caso sarà dato da, vi ricordo, l'avete visto prima, è dato appunto dalla corda semplice con il gancetto. Bagno il gancetto di colla, allargo un po', mi faccio un po' spazio tra i petali e infilzo il mio gancetto ben bene. Mi aiuto anche con le forbicine o con delle pinze per portarlo molto giù in fondo. Carinissimo, infilato il laccetto, adesso ovviamente qui su faccio il fiocco, metto un punto di colla sul nodo in maniera che non si muova più. Lui si mimetizzerà, taglio bassi i laccetti del nodo, così, e quindi poi sfrangio tutto, li apro e li sfrangio a creare proprio una sorta di pennacchietto quassù. Allora, ecco la nostra sfera tutta fatta di semplice carta di giornale. Potete tranquillamente usare il quotidiano che avete a casa e con pochi centesimi e con un euro creare una sfera bellissima. Non so se in video si riesca a vedere quanto è bella, la fotografo ben bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. Non sembra affatto fatta con della semplice carta di una vecchia brochure, è semplicissima da fare, un procedimento certo un po' lunghetto avvolgere tutte le rose, però il risultato è veramente spettacolare. Vi metto tra le schede informazioni tutte quelle che abbiamo fatto su Arte per Te, vi metto la playlist di Natale, andatela a consultare. Quindi un Natale speciale senza spendere un occhio della testa lo trovate qui su Arte per Te anche nel prossimo video. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, lascio il link nel box informazioni, vi aspetto sempre sul mio canale Ombretta, venitemi a trovare anche là, mi farebbe un sacco di piacere, e sul mio canale Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele, lì c'è da divertirsi davvero. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi una splendida preparazione al Natale e noi ci vediamo presto al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai, carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi, corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per Te.